giusto e metodico. I suoi governanti sono o imbecilli patetici o veri scellerati. Nessuno è più all'altezza dei tempi. Siamo tutti quanti superati, piccoli e grandi. La legittimità appare inconcepibile. È il potere mentale che di fatto è un ripiego a cui ci si rassegna. Se si sterminassero da un polo all'altro tutte le classi dominanti, nulla cambierebbe. L'ordine instaurato 50 secoli or sono non ne sarebbe minimamente scosso. Il cammino verso la morte non si arresterebbe più un solo giorno. E i ribelli trionfanti non avrebbero altra scelta che essere legatari delle tradizioni sorpassate e degli imperativi assurdi. La farsa è finita, comincia la tragedia. Il mondo diventerà sempre più duro, più freddo e più cupo e più ingiusto. E nonostante il caos dilagante, sempre più metodico. Anzi, è proprio l'unione della mentalità sistematica con il disordine a sembrarmi il suo carattere meno eccepibile. Mai si vedranno più disciplina e più assurdità, più calcolo e più paradossi, insomma, più problemi risolti, ma risolti inutilmente. Risolti inutilmente.